Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una super challenge. Vi ho fatto una testa così settimana scorsa nominando sempre la stessa linea ed eccomi qua, mi avete detto che la Fior Fior è una linea che comunque la potete trovare tutto l'anno. Ho detto ok, facciamo la 24 ore, quindi marchio Coop linea Fior Fior. Ho preso questo meraviglioso panettone cioccolato e cherry, quindi cioccolato e ciliegie. Ho voluto prendere il più particolare, c'erano altri 3-4 gusti se non erro, però appena ho visto l'ho detto ok, per me tra tutti sei il più particolare, quindi ho voluto prendere il più particolare. Cioè, ma quanto è bello, ve l'ho fatto vedere. Ma non ci sono quelle solite cose dentro. Ok ragazzi, sta scritto panettone senza scorze d'agrumi, candite e uva sultanina. Sì, si dice così. Farcito con cioccolato, ciliegie candite con bagno al liquore di ciliegia, sembra gramma stamani, ricoperto di cioccolato e decorato con amarele. Adoro, lo apro. Mamma mia, raga. Ha un odore proprio di brioche, sembra il pangocciole, come mamma mia. Rompiamogli il cuore. Comunque è molto morbido. È morbido. La bagna dentro si sente molto. La mia vita non è che io abbia mangiato così quanti panettoni, però sinceramente è molto buono. Morbidissimo, la prima cosa, cioè veramente uno di quei panettoni che si scioglie in bocca. Anche il cioccolato sopra è molto buono. Sono sincera, avevo un'altra aspettativa, ma allo stesso momento pensavo di peggio. Invece no. Buono, delicato, non è per nulla stucchevole. Il liquore si sente, ma non tantissimo. Buono, sinceramente buono, ma quella morbidezza unica. E nulla, io finisco la mia tazza di latte e caffè. Mi raccomando, non perdetevi i prossimi pasti, perché... wow. Vi dico solo wow. Quindi a dopo. Io non vedo l'ora. Coop, assumimi. Assumimi. Dopo 30 anni di litigi con questa videocamera, infatti me li mangerò congelati questi ravioli, non mi dava più segno di vita. Quindi un attimo, voglio un attimo assaggiare, cioè di qua vi mangio freddi. Ho fatto un buono. Non mi piacciono. Non mi piacciono. Proprio la zucca dentro che non mi piace, però ovviamente per fame me li mangerò sto quel tempo, perché a parte che mangio cioccolato sana sana. Allora, sono dei ravioli di zucca con parmigiano reggiano. Sapete che non amo il parmigiano, però era l'unico che si adattava un po' ai miei gusti, perché il resto, se non sbaglio, c'era tartufo, c'era altro col formaggio, e sapete che non amo particolarmente questi sapori. Ho detto vabbè, prendo zucca, sicuramente mi piacerà, ma sinceramente non mi piace.
non mi fa proprio impazzire proprio tutto in generale. Un po' per quando sono morbidi, ma li trovo un po' gommosetti. Si sente tantissimo il parmigiano, sapete che non mi fa impazzire, però sinceramente a fare un altro video come l'altro, col sugo, il sugo in scatola, in barattolo, con la pasta così, ho detto no, voglio qualcosa di particolare, però era meglio che prendevo l'altra. No, non mi piacciono, non mi piacciono proprio. Ovviamente sono gusti personali. Troppo forte come sapore, non me l'aspettavo così forte, sono sincera. Poi, ok che la zucca è dolce, ma anche il raviolo, anche la pasta del raviolo è dolce. Ti sto cercando di mangiarmi solo la pasta attorno, giusto per mettermi qualcosa nello stomaco. Io questi qua li volevo fare con la panna, però della lignea, almeno io, la coppa che ho qua non so neanche se esiste, non so se esiste la panna della Fiorfiore, quindi non l'ho presa perché non l'ho vista. Ci volevo fare con la panna, però forse era meglio con quello che vuoi, lo so. Vabbè, ci vediamo direttamente con la merenda, dai? Sì, ci vediamo a prestissimo con la merenda. Non vi preoccupate, non baro perché la Jumè è barata e non inizierò da oggi. Ci vediamo più tardi. Videocamera non è andata, pranzo intossicate, va bene. Ovviamente sono questioni di gusti. A me non ha fatto impazzire come ci può essere un'altra persona, oppure faccio esempio mia mamma che gli piacerà sicuramente, però a me non è piaciuto. Forse troppa dolcezza in generale, sia del raviolo dolce. Perché ovviamente c'è la zucca dentro, quindi automaticamente anche il raviolo fuori è dolce, però avrei preferito un raviolo fuori un pochino più salato, almeno da camuffare un po' la dolcezza della zucca. Sinceramente a me, gusto personale, non mi ha fatto impazzire. Ci vediamo tra poco, in questione di come 1 o 2 ore, con la merenda. Finalmente eccoci qua con, vabbè, questa non regge, ma ve l'ho fatta vedere. Eccoci qua con la merenda. Allora, praticamente all'interno poi c'è lo stracchino con una sottile sfoglia croccante prodotta con farina di grano, acqua e olio d'oliva, pochi semplici ingredienti selezionati ed abbinati alla sapiente lavorazione artigianale. Fanno della focaccia al formaggio una vera specialità alla Ligure. Poi vabbè, dice modalità di preparazione, eccetera, eccetera. Assaggiamo. Mi sembra tanto una focaccia, però io non voglio offendere nessuno, perché qua quando parliamo di prodotti tipici e tutte cose, alzo le mani. Ma io ho fame e voglio assaggiare. Comunque morbidissima, cioè veramente morbida. È buona. No. Veramente buona. Di questo formaggio ho trovato solo questo gusto, ma non so se ci sono altri gusti. Piena di olio. Non ho il coraggio di finirmela perché è buona, ma è consistente. Io mi rapporto sempre che è un prodotto surgelato. Per essere un prodotto surgelato è molto buono. Approvata. Questa poi da prima la uscita da prima, ma se l'accompagnate sopra, cioè l'appoggiate sopra, un po' di affettato di tacchino, prosciutto cotto fresco, mamma mia che spettacolo. Ok, anche la merenda è andata, me la sono divorata la mia metà, ma avevo troppa fame. E ci vediamo direttamente stasera. Come
con una cosa che ve lo dico fa, e quindi ci vediamo direttamente stasera con la cena. Eccoci qua, è arrivato il momento della cena. Devo dire la verità, dalla copertina mi ispirava, ma da qua non lo so. Pizza bianca rustica con patate, funghi e spinaci surgelata. Ovviamente la pizza surgelata. Non lo so. Vediamo. Molto morbida. Deve stare un altro po'. Se una di quelle giornate che non ti va mai bene una cosa, che dici vabbè, meglio era finita questa giornata, questa challenge è andata proprio male, ma sotto tanti punti di vista, c'è proprio qualsiasi cosa che trovo male. Buona. I nasci si sentono tantissimo. Fatta fare un po' biscotto, però è sicuro che è cotta stavolta. È un gusto di pizza che non avevo mai provato. C'erano due o tre gusti di pizza, sinceramente ho voluto prendere la più particolare. Molto meglio. Indovinate chi è? È stata molto buona, sicuramente la margherita sarà buonissima, questa era molto particolare, solo che gli spinaci erano un po' troppo forti, e però alla fine tutto sommato è buona come pizza, sicuramente proverò anche la margherita, quindi nulla, io spero che anche questa cena vi sia piaciuta e ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione, con l'ultimo pasto. Mi devi sollevare veramente presto, sono ancora le 6, ancora non scattano le 7, ma stamattina super presto perché ieri ho fatto, diciamo, un po' la nottata per editare tutto questo video, perché voi poi lo vedrete oggi alle 14, però infatti mi devo muovere che devo fare tantissime tantissime cose. Questa mattina si avvicina il Natale, quindi siamo tutti super incasinati. Ovviamente la mia tazza latte di la mia tazza calda di latte e caffè, care, e direi di assaggiare gianduia, cuor di gianduia, pasticcini di pasta frolla. Ieri dal nervosismo mi sono mangiata tutte le unghie, non è da me, ma mamma mia, mi fanno, ma come sono bellini. Non ci resta che mangiare. Sono proprio buone. Mamma mia ragazzi, che buoni. Sono super pieni all'interno, sono morbidi ma allo stesso sono friabili. Poi sono piccoli. Buoni, veramente buoni, sono dolci ma non sono per nulla stucchevoli. Assaggiamo la marena, vedete come sto fritto. Ah, ma questi sono completamente...
Ok, questi sono rotondi, Gianluia, ma questi sono tipo dei fagottini. Oh! Mamma mia, babbo, che stanno lì. No, vabbè. È morbidissimo. Ma poi questi è buoni, eh? Devo dare una recensione, ma siamo qui per questo. È buonissimo, però la sua bontà è indescrivibile. Non mi fermo perché io un altro avrei il coraggio di mangiarmelo. Infatti lo mangio. No, ma è meraviglioso. Ve lo giuro, perché sono morbidissimi. Cioè, guardate qua. Basta toccarli che si rompono. Nulla di più buono. Vedete? Già c'è finita. Però io sono un amante del pasticciotto. Se ci fosse stato qua dentro la crema pure, mamma mia, che fottiga fa. Non c'è niente col pasticciotto, però era per dire, cioè tutto ciò che c'è a Marena, io impazzisco, un po' come limone e pistacchio, ecco. Proprio me. Le confetture. Con gli agrumi superano 100.000 volte l'anguilla, la gianduia e tutto il resto preso. Io vado ad editare questa colazione. Io spero che questa challenge vi sia piaciuta, anche se non mi è andata benissimo con alcuni pasti, proprio la giornata, vabbè, raga, ieri mi dovevo fare la croce, quindi vabbè. Quasi dice che non c'è due senza tre. Ah, ieri le tre cose si sono apparate, tre cose storte sono andate e qui abbiamo dormito. E quindi nulla, io spero che questa challenge vi sia piaciuta e invece ci vediamo nel prossimo video. Ciao!